Keyfans. No, fratello, non è per te, non ci pensare neanche! Non muoverti, figlio di puttana! Ti ha le mani dalla pistola e sta calmo! 3170, rapina in corso! Quest'arma è carica di proiettili perforanti! Non fare lo stronzo, non costringermi a usarli! Leva il piede dal gas! Spingi il pulsante di sblocco e scendi dal furgone! O ti costringeremo con la forza! Fallo, cazzo! Ora! L'hai voluto tu! Vai! Gardena fuori fra 30 secondi. Ricevuto. 30 secondi, sbrigatevi! Vai in botto! Pronto! Aspetta! Non abbiamo più tempo! Preparatevi allo scontro! Contatto a destra! 100 metri! Fuoco di sbarramento! Contatto a sinistra! Centrale, 1097 LAPD sulla scena. Sotto una pioggia di fuoco! GPD 07 si richiede.
Andiamo, andiamo, andiamo! Che cazzo è successo? L'hai visto estrarre la pistola? Non lo so. Ho solo visto Bosco che gli sparava. Seconda a sinistra, nel tunnel. Vai verso l'aeroporto, nel tunnel. A destra su Doti. A destra su Doti. State attenti alle armi. Non voglio colpi accidentali. Perché lo stai guardando? Ray. Non parlo con te, ce l'ho con lui. Che cazzo voleva dire? Dove altro hai fatto casino, eh? Ah. Sicuro che eri pulito fino a casa? Non è che ti hanno pedinato? E Marcus dove l'hanno colpito? Arteria femorale. È andato. Conoscevamo i rischi. E purtroppo c'è stato casino fine. Ehi, B. Torna sul posto. Vedi chi è arrivato? Penso lo sceriffo, al posto della polizia di Gardina, ma... Se la Major Crimes è un problema. Tutto ok? Niente GPS? È uno dei vecchi modelli, siamo a posto. Va riparato per bene. Ci serve pulito. Che c'è? Siamo assassini di sbirri. Si è fatto la bua. Buongiorno a tutti, colleghi. Ciao. Ehi. Ciao. Lui è uno dei cattivi. Hai mai visto un buono col fucile a canne mozze e la maschera antigas? Molto divertente. Sappiamo già chi è. Nottata dura, eh? Sì. Prossimo argomento. Non ti vedo tanto in forma, bello. Secondo me è un fiore. Tony, è meglio che cominci a diminuire il succo di melograno. Abbiamo il pisciatest venerdì. Giovedì. Cos'è? Voi mormoni avete bevuto melograno tutto il cazzo di mese? Per favore. Ne hai un'altra? Ho una fame che non ci vedo. Sì. Ci sono un paio di ciambelle, credo che siano di quelle rosa. Con gli zuccherini. Una vera ciambella. Qual è il bilancio? Una vera schifezza. Abbiamo 4 morti e 6 feriti in viaggio per l'ospedale, ma se la caveranno. Cazzo. Un'imboscata mentre venivano a fare colazione.
Hanno circondato il furgone. Quel poveraccio ha cercato di fare quello per cui veniva pagato. Hanno sparato dei proiettili perforanti e l'hanno ammazzato. E via col furgone. Li hanno persi quando sono passati nel municipio di Hawthorne. Tutto calcolato. Hanno scelto una strada proprio accanto all'aeroporto. In quello spazio aereo gli elicotteri della polizia non possono volare. Stavolta l'animale è di un altro tipo. Che dice la società del blindato? Qual è il bottino? Erano diretti a fare un ritiro in banca per una consegna federale. Il furgone era vuoto. Niente nel furgone. Hanno rubato un cazzo di furgone vuoto. Già. Perché quel casino? Uno dei feriti ha detto che il corriere stava per prendere la pistola ed è partito tutto. Genio. Ok, il SUV, che sappiamo? Insospettabile. Numero di telaio cancellato, targa rubata, nessuna impronta. Bomba di varecchina. Ok, trasferitelo all'SID. Voglio tutto su quel coso. Campioni, dettagli. Non li reggo quei due coglioni così presto. Può pensarci uno di voi? Sono tuoi, fratello. Grazie. Allora, testimoni? Il tipo del bar? Li ha visti, loro l'hanno visto, ma chissà perché l'hanno lasciato stare. Voglio i video di sorveglianza e i lettori di targhe. Verificate con Palantir e il Dipartimento dei Trasporti. Raccogliete tutto e vediamoci in ufficio. E trovatemi quel cazzo di furgone. Big Nick, il vero gangster poliziotto in carne e ossa. Bob Pallonetto, eh? Come va il tuo tennis d'attacco? Pop, pop. Già. Ma guardati un po'. Dove l'hai preso? Bel vestito. Beh, non dove li compri tu. Io non potrei. Voglio dire, come può uno sceriffo della contea permettersi un articolo così raffinato di moda maschile? Questo pezzo di merda, no, è una schifezza. Guardati tu, è una cosa da urlo. Farai strage di donne con questo, no? Sai, non lo reggo. È troppo presto per il tuo cazzo di circo. Hai buttato una ciambella nella zona calda. No, sì. Non è vero. Invece sì. Ah, sì? È assolutamente sbagliato. Infatti, tu non mi piaci, Nick, e neanche come conduci l'indagine. Ehi, come sarebbe? Tu mi piaci, a parte il fatto che sei vegetariano. Vegano? Sono vegano. I vegetariani bevono il latte. Sì, certo, scusa. Che ci fai qui, comunque? Eh? Non è stata rubata valuta legale. Non è federale. Non ancora. Ah, è una pausa da effetto scenico. Oh, sei proprio comico, tenente. Lo so. Già. Posso andare ora? Ho una certa fame. Sono arrivati da Gardena, hanno messo in sicurezza la scena e poi sono subentrati questi buffoni. E chi sono? Tu lo sai? Dipartimento dello sceriffo. Guarda questo buffone qui. Sembra lui il capo. Lo riconosci? Giocava a football con i South. Vi ricordate, Endo? Il filippino ucciso dalla polizia? Sì. Questo è il poliziotto che l'ha beccato. È della Major Crimes. Sapete chi è il vostro nemico, ragazzi. Allora, chi dirige il gruppo? Io direi 2 o 3 uomini al massimo. Perché rubare un furgone blindato vuoto? Soffiata fasulla, una fregatura. Perché non l'hanno mollato, allora? Guardo gli autodemolitori. Tutti quanti. Come facevano a sapere di un trasferimento dal casinò ai federali? Soprattutto perché non era previsto nei trasporti regolari. Come? Doveva esserci una talpa, per forza. Ah, cazzo! Dammi il Pepto. Ok, c'era una talpa, ma dove? Era nel casinò, nella banca, nei federali, nel negozio di ciambelle? Come lo vedi, Merriman? Quando è uscito sulla parola? 8 mesi fa. 8 mesi fa? Dobbiamo trovare quel cazzo di furgone. È ancora pedinato quel ragazzo di Allison? Sì. Quello che bazzicava Merriman. In che bar lavorava? Hofbrau. Ziggy's Hofbrau. Andiamo a fargli visita. Ah,
fai? È meglio controllare i suoi. Posso? Prego. Wolfgang, parlami. Danny, sono al verde. Non c'è problema. Mettilo sul mio conto. Ma certo, tranquillo. Grazie. Buonanotte. Lo facciamo? Certo, d'accordo. Ai soldi e alle donne. Quello che non abbiamo. Come fai a ricordarti gli ordini di tutti? Io non mi ricordo il mio numero di previdenza. Tante ripetizioni. Ho il totale controllo del mio ambiente. E la gente non lo sa. Ehi, amico, è ora di andare. Già. Concludi. Ancora un po'. Sì, sì. Ziggy mi ammazza. Cazzo, almeno il tempo di finire. Te lo regalo. Nemmeno una mancia. Te l'abbiamo data l'ultima volta. Oh, sì, è vero, già. Però non si fa così. Ok. Che animali. Serve il resto? Sono per te, Fräulein. Grazie. È sempre pieno di poliziotti qui. Non me lo sarei aspettato. Eh sì, è il locale per loro. Alcol a due soldi. Ah, certo. Ma ci sono anche un sacco di brutti tipi, vero? Sì, è un territorio neutrale, no? Sul genere Rix è di Casablanca. Ne avrei sentite di storie in questo posto. Guarda, dagli da bere una bistecca nel piatto, qualche bella donna intorno, e raccontano cose che non dovrebbero. Ma come si dice, chi chiacchiera troppo affonda le navi. È proprio vero. E invece tu? Rimedi un sacco qui, vero? Andiamo. Non posso lamentarmi. Sì, io ti fotterei. Scherzo! Bene. Me ne vado. Alla prossima. Sì. Non vedo l'ora. Mi dici, gangster? Oh, bellezze! Oh, Fräulein! Sei sveglio! Siediti. Siediti lì. Perché cammini così lento, negro? Voglio che ti siedi. È tua quella. Prendi quello che vuoi. Voi mi avete confuso con qualcuno. Perché ho i pantaloni bagnati? Dai, smettetela. Se tu e tuo zio Tom qui volete fare una cosa da feroci, potete ammazzarmi adesso. Ti sei pisciato addosso. Capita. Ho chiesto a una di loro di pulirti, sei a posto. Ma avete preso l'uomo sbagliato. Mi avete confuso con qualcun altro. Vi assicuro che non sono chi cercate. Che hai detto? Qualcuno, qualcosa. No, non ti scambiamo per nessuno. Non fare lo stronzo paraculo. Arrestato a 17 anni per furto d'auto. Processato e condannato da maggiorenne. Sappiamo chi sei. Hai fatto un periodo in galera per tentato omicidio. Multa per l'eccesso di velocità più alto della California.
Mica male. Sei un figo, cazzo. A quanto andavi? 286. Speedy Gonzales. E che gli hai detto al poliziotto che ti ha fermato? Come gliel'hai spiegato? Che avevano appena asfaltato la strada. Bella cazzata. Mi piace. Me gusta. Hai l'uccello piccolo per essere un nero. E sei pure un piscialletto. Ma hai stile, cazzo amico. Avanti, ragazze. È ora di andare. Prendete la vostra roba, forza. Tornate dai vostri bambini. Grazie di essere passate. Guarda qua, Formula 1. Hai fatto 2 strike. Devi guardarmi in faccia quando ti parlo. Un altro errore così e finisce con uno che ti lava la schiena ogni volta che fai la doccia. Alcuni di quei neri hanno delle pompe a gas. Personalmente, non la trovo una cosa molto divertente. Che ne dici? Tu come la vedi? Sentite, quello nella foto non viene regolarmente nel mio bar. L'ho visto qualche volta, ma ecco, non mi associo con gente... Lo sai che vuol dire? Che io faccio parte di una cricca. È un po' come stare in una gang. Siamo una gang, ma abbiamo questo. In parole povere, tu sei fottuto. Dice la verità. Voglio chiederti questo, senti. Noi ti sembriamo i tipi che arrestano? Che ti mettono le manette e ti portano in centrale? Hm? Ti ho fatto una cazzo di domanda? No, direi di no. Ecco, appunto. Noi ti spariamo. Meno scartoffie. Allora, dimmi. Per quale ragione frequenti quegli stronzi? Eh? Tu sei un fifone. Quelli sono dei tipacci, no? Ottimi ladri, ma pessimi delinquenti. Perché Merriman verrebbe a bere birra con uno come te? Parlate di affari? Volete colpire l'Hofbrau? Tirate giù tutto e fate cassa, 2 milioni in biglietti da 1 e da 5, è questo il progetto? No, cazzo, non è questo! No, non so di quale banda stai parlando. Quello lì viene nel mio bar dove io lavoro e non smettila, è che... Smettila, chiudi la bocca. Ma dai, però questa storia è assurda. Senti, testa di cazzo, non ce ne frega niente di te. Sei nella banda di Merriman? Eh? Ti si è sciolta la lingua? Cazzo! Sono l'autista. Sono solo l'autista. Non faccio roba da gangster. Loro non mi danno armi. Mi chiedono solo di guidare ed è quello che faccio. Tutto qui. Cazzo. Perché Merriman si è fregato un blindato vuoto? Non lo so. Mi tengono all'oscuro per cose così. Se la polizia mi becca, se non so un cazzo, non posso dire un cazzo. Potete anche attaccarmi a una macchina della verità, a un poligrafo, quello che volete. Vi dico quello che so ed è tutto quello che avrete. Per favore, lasciatemi andare. Vaffanculo, cazzo. Lasciatemi andare. Beh, mi è sembrato quasi convincente. Ben fatto. Già. Quando l'hai conosciuto? Che cosa ci guadagno? Lo vuoi proprio sapere? Beh, la libertà. Punto primo. Secondo, non sono loro i cattivi, siamo noi. Un paio di mesi fa sono venuti al bar e gli ho servito qualche drink. Abbiamo iniziato a parlare. Lui è il mio amico Bosco, mio fratello per la vita, sempre insieme. Ehi, il ragazzo sa guidare. Ok. Donny, digli della Trans Am Series. Ho guidato nella Trans Am Series per una stagione. Come si chiamavano? Un tipo hawaiano. Aveva un amico, Bosco, un bianco.
Era stato un militare. Lavorava per il dipartimento. Lavoro e pensioni. Gli ho detto che avevo bisogno di soldi. Così mi ha dato un lavoro. Chi è stato? Merriman? Merriman. Lei, Merriman. Che mi dici del ragazzo? È un amico di Marcus. Ci ha lavorato all'Offbrow. È stato dentro con lui a Wayside. Il negro sa guidare, è a posto. D'accordo. Facciamo una prova. Un tipo molto in gamba. Appena uscito di prigione, da quello che ho capito. Sei pronto, Ray? 514! Dai, mettiamo le manette. Ci vediamo presto, Ray. Io non credo. Dove l'hai conosciuto? È stato a Carson, a casa del tizio hawaiano. Donnie, come te la passa? Come va? Vieni, seguimi. Certo, certo. Ehi. Ah, salve. Donnie, birra? Sì, sì. Grazie, grazie. Così sei stato dentro a Wayside? Solo per un po'. Che servono a colazione il venerdì? Ci sono i mini pancake. Ne danno tre. Di dove sei? Hawthorn. Sai guidare, vero? Sì, so guidare. Guida. Meglio che ti metti la cintura. Mi è piaciuto come ho guidato. E una settimana dopo facevo il mio primo lavoro. Abbiamo colpito un rave in uno stadio. Vigo, Ilalo, vade! Provato. Senza il pacco segnato, il conteggio è giusto? Il conteggio va bene. C'è un mare di soldi qui, fratello. Chiudiamo la giornata, no? Sul serio? Ne vuoi tre in biglietti che scottano? Dovrai guardarti le spalle per tutta la vita. O ne preferisci 30 puliti? Così, per dire. Finiamola, siamo in tempo. Prenditi quelli. Noi alziamo il tiro. E va bene. Fanculo.
Facciamolo. Che fine hanno fatto i soldi? Non lo so. Non lo dicono a me. Non parlano molto. Le persone con qualcosa da nascondere non dicono mai molto. E allora sono in arresto o me ne vado? Continua a fare il tuo lavoro. Ci facciamo sentire. Sì. Formula 1, vieni fra la prima e Central alle 8 in punto, non tardare. Cristo santo! M'hai fatto prendere un colpo, piccola. Non puoi fare così. Che cosa stai facendo? Cancelli le ultime chiamate? Dal telefono? Che dici? Non so nemmeno come funziona questo affare. Non so nemmeno come funziona questo affare, ma so. Amore, non ho voglia di litigare adesso. Dove sei stato? Sono le 6 di mattina. Dove sei stato? A lavorare? Sorveglianza, rapine, spacciatore di droga? Perché puzzi di stripper? Certo che ero al lavoro. Ho ricevuto questo messaggio. Chi è la Troia Tremenda? È un messaggio di lavoro? Ti sei sbagliato, l'hai mandato a me invece. Che stronzo. È solo finzione, amore, non è come sembra. Mi dispiace. Anche a me. Noi andiamo a casa della zia perché papà deve fare dei lavori in casa. Dobbiamo stare via per un po'. Andiamo. Ma che cazzo? Ehi, ehi. Faranno troppo rumore per voi, ok? Ehi, Deb. Mettiti questo. Che stai facendo, okay. Deb? Che cavolo stai facendo? Faranno troppo rumore. Non farai sul serio. Papà, che stai facendo? Viene con noi. Papà viene con noi. No, papà non ha tempo per noi adesso. Sul serio, ma che carina. Che carina. Tesoro, mamma non diceva per davvero, ok? Ehi, amore, svelta, vieni qui. Mamma non voleva dire così. Non voleva dire così. È tutto ok, tranquilla. Coraggio. Brava. Ehi, vieni qui. Adesso io non ce la faccio a venire. Ti raggiungo più tardi, ok? Ti abbracciami, vieni qui. Ok, è ora di andare. Cristo santo, non puoi aspettare un attimo. Papà è un disastro, è molto stanco. Vieni, tesoro, ok? Deb, puoi fermarti un secondo? Venite di qua. Deb! Ok, fate attenzione. Ecco qua. Deb, ti fermi? Ok, ci siamo. Ora metto prima dentro tua sorella. Ok?
amore, pronti? Tesoro, allora, andrà tutto bene, vedrai. Ora sali tu. Ci siamo fatto. Ok, le borse di tua sorella sul seggiolino. Dov'è la borsa rosa? Ti sei bevuta quel cazzo di cervello? Ah, bel linguaggio davanti alle mie figlie. Che bravo padre! Bello, bello, parolacce che volano davanti alle mie figlie. Le mie figlie. Ottimo padre! Mi trovo uno a cui viene il cazzo duro per me. Deb, fermati. Ti prego, non farlo. Ti prego. Non è niente, bambine. Capisco che ora siete confuse, ma non è niente. Okay. Levati di mezzo, Nick. Levati di mezzo. Levati dal cazzo, stronzo! Figlio di puttana! Mi hai capito? Brutto stronzo, figlio di puttana! Sta lontano da noi! Mamma sta bene. Ci vediamo. Perfetto. Buongiorno. Ho verificato le impronte sul Call ID. Ho avuto una corrispondenza sul nostro morto da Angel City. Controllate la mail. Allora, si chiama Marcus Rozzo di Oakland. La ATF lo sta cercando per reati di armi. E per quanto riguarda il discorso di prima, è stato a 29 Palms nel periodo in cui c'era Merriman. Datemi il fascicolo su Merriman. Guardate a destra. Lo sapete cos'è quella? È la banca delle banche. La filiale di Los Angeles della Federal Reserve. L'unica mai rapinata. Le strade intorno sono cablate per voce e immagini. Se stai lì di fronte e fissi l'edificio per 2 minuti, una guardia ti chiede gentilmente di andartene. Se rivedono la tua faccia, tutta l'intelligence del paese ti verrà a cercare. La banca è a prova di pallottole. Ha subito 53 tentativi di violazione. Neanche uno è arrivato oltre l'ingresso. Ecco perché noi la rapineremo. Ok. Ecco qua. Laguna Niguel nel 2006. È stato beccato e mandato in isolamento nel penitenziario di Victorville fino al giugno 2016. Dammi il libro dei casi irrisolti. Appena entrate siete già in tutti i database delle forze dell'ordine del paese. Se avete delle multe in sospeso, lo sapranno prima che riusciate a passare il primo livello. Tutti gli impiegati hanno badge di sicurezza per l'accesso al primo set di trappole antiuomo. L'accesso è strettamente limitato, perché 2 piani sotto il livello strada c'è il cavò. A proposito, il suo amichetto, Levò. Levò? Erano militari insieme? E insieme giocavano a football ai tempi del liceo a Long Beach. Mi prendi per il culo? No. Sicurezza centrale. È il centro nevralgico della banca. È qui che i furgoni blindati scaricano le casse di denaro. Le casse poi vengono passate agli impiegati della banca. In qualsiasi momento ci sono fra i 500 e gli 800 miliardi di dollari lì dentro. Ogni millimetro è coperto da telecamere, sensori e rilevatori di movimento. In cosa sono specializzati? Ho ricevuto questo dalle risorse umane di 29 Palms, unità di combattimento. Tutti e due hanno partecipato a missioni in Medio Oriente, Levò è specializzato in esplosivi e Merriman in attività d'assalto. Tutti e due nei reparti speciali dei Marines. Ma c'è un ostacolo. Il numero di ogni banconota è registrato nel database della Fed. Per cui se una banconota manca all'appello, sanno qual è, la segnalano. E se dovesse spuntare di nuovo, chiunque la rimetta in circolo, in qualsiasi posto del mondo sia, può essere rintracciato. Ok, Bosco Beckerwood? È cresciuto ad Huntington Beach, anche lui reparti speciali dei Marines. Era nelle comunicazioni con loro, aveva una carriera solida. Ma non ha lavorato con gli altri, faceva il carpentiere a Victorville, ed è lì che lui e Merriman si sono rincontrati. Donnie ha fatto il Marine per 1 anno e mezzo, poi si è congedato.
Per come la vedo è per questo che sono finiti a lavorare tutti insieme. Ci sono almeno due punti di convergenza: sport e servizio militare. Ogni volta che la Fed riceve un deposito da una banca, per prima cosa invia i soldi su nelle stanze di conteggio. Le banconote passano nelle macchine contasoldi. Così si compiono due operazioni. La prima, ricontrollare l'accuratezza del deposito. Se la banca si è sbagliata, verrà fatto un accredito o un addebito. E la seconda, si separano i biglietti più nuovi e regolari da quelli vecchi e rovinati. Ma soprattutto, si cancellano i numeri di serie delle vecchie banconote dal sistema. Una volta che sono cancellati, per la Fed, per il resto del mondo, quei soldi hanno smesso di esistere. Guardiamo i casi irrisolti. Nel 2004, il colpo alla Boller National Bank di Hollywood, ok? Un tunnel dalle fogne, capacità sofisticate. Qualcuno che aveva l'accesso. Irrisolto. Poi, nel 2005, colpo al deposito Fuerte con un furgone blindato. Hanno fatto saltare il cavò con le cariche. Contando solo i biglietti da 100, ogni giorno una media di 30 milioni di dollari vengono scartati come non idonei. Tra le 4 e le 5 del pomeriggio vengono sparati nel trita documenti. Distrutti. 30 milioni di dollari. Sbriciolati all'istante. Poi la compagnia che gestisce i rifiuti per la Fed li porta in discarica. Se prendiamo quelle banconote non idonee prima che vadano nel trita documenti. Abbiamo 30 milioni che nessuno cerca. Esatto. Nel 2006 abbiamo Laguna Niguel. Stessa cosa, solo che Merriman è sfortunato con le luci posteriori e va in prigione fino al 2016, in quel periodo, mentre è in prigione. Quante rapine altamente sofisticate abbiamo? Nessuna, dai, continua pure. Il tizio del negozio di ciambelle. Quello che ha visto tutto. L'hanno risparmiato perché? Perché sparano alle uniformi, non ai civili disarmati. È quello che gli hanno insegnato. Non sono criminali comuni. Ok, questi sono i nostri uomini. Se inchiodiamo loro, risolviamo tutti questi casi. Questa è la banda. Non ci hai detto come fai a superare la sicurezza? Non entriamo da questa parte. Entriamo da quella. Procediamo con Fräulein. Possiamo muoverci in qualsiasi momento. Io pago stipendio minimo. Ok. Più $3 per consegna. E tu dividi mancia con me. Cominci mercoledì alle 11. Grazie. Non mi piace come si mangia lì, ma ci sto. Però paghi tu stavolta. No, io non pago. Cosa? Pago io tutte le volte, cazzo. Cosa? Tira fuori il portafoglio. No, me lo sono scordato oggi, mi dispiace. Tu? Di nuovo? Sì, di nuovo. Braccino corto. Mi sono seduto a un blackjack con $5 e ne ho fatti 160. Nicholas O'Brien? Sì. Le consiglio di prenderlo. È un mandato di comparizione. Scherziamo? Temo di no. Che succede? Tutto bene? Sì, mi sa che sto divorziando. Ha detto divorzio? Ehi. Benvenuto nel club. Te ne devi occupare, bello. Qui si vede più da vicino. Vediamo. C'è stato un blackout programmato 4 giorni fa. Sono capitati spesso negli ultimi mesi. Ok. Dicono di avere una copertura d'emergenza, ma in realtà non ce l'hanno. Una copertura parziale? Sì, ma ci sono delle priorità. La prima, ovviamente, è il cavo. Tutto lì dentro rimane intatto, ma ciò che è periferico, telecamere nei corridoi, trita documenti al conteggio, tutto il resto rimane fuori. Cronometrare durante un altro blackout programmato sarà impossibile. Quindi vuoi simularlo? Possiamo? Provocare un blackout per 2 minuti? Io direi di sì, ma vorrei i dati per essere sicuro. Certo. Una volta nella sala conteggio rimangono le telecamere. Hanno un'alimentazione indipendente. Non sono toccate dal blackout. La soluzione qui è una bomba elettromagnetica. Dovrebbe mettere tutto fuori uso per circa 9 metri. Da chi hai queste informazioni? Tu non devi preoccuparti. Ti dico che è sicuro, fidati. Come va con l'aggancio a Telecal? Un paio di giorni. Nessun problema. Quanti ne avete al momento?
proprio che ci siamo. Se ne va dritto alla Federal Reserve. Quattro soggetti entrata lato B. Documento? Firmi qui. Lo tenga addosso sempre. Seconda piattaforma di ascensori, la mensa è al secondo piano. Aprigli, è a posto. Buon odore. È ok, può entrare. Sharon? Sono io. Ah, questa è per te. Come va? Ciao. A te come va oggi? Ecco il conto. Sta bene. Grazie. Tanto lei non paga. Sta zitta, per favore. Ecco. Buona giornata, spero che vi piaccia. Adesso sì, ti auguro una giornata meravigliosa. Pranzo, dessert, pranzo, dessert. Ciao, Stellina. Eccolo. Oh mio Dio. Oh, è qui. Okay. Accidenti, come sei bella. Grazie, anche tu non scherzi. Ciao. Sei bellissima. Grazie, lei è mia madre. Ciao, molto lui piacere. È Rolando. Sono Maria. Rolando, piacere. Molto piacere. Ecco, da chi hai preso la bellezza. Grazie. Grazie, posso prenderlo? Ah, sì. Oh, Rolando, lui è mio padre. Buonasera, signor Levaux. Molto piacere. Lasciateci soli un secondo. Voglio parlare con te. Non ti preoccupare, parlano soltanto. Le cose stanno così. Per 16 anni... la sicurezza e la protezione di mia figlia sono state una responsabilità mia e solo mia. Ora, per la prima volta nella sua vita, devo passare a te questa responsabilità. Non fare cazzate, o tua madre piangerà quando dovrà spingerti in carrozzella per il resto dei tuoi giorni. Ho preparato il discorso in modo da essere il più gentile possibile. Tutto chiaro? Sì. Sì, signore. Toi sì, che hai u aguantai min, eh? Quando to hila mai hai? Tranquillo, devi stare tranquillo. Senti, senti. Ti sta solo dicendo che è meraviglioso conoscerti e ti augura di trascorrere una bella serata. Allora alle 11:30? Sì, sì. 11:30. Ok. Sì, 11:30, certo. Ha capito l'antifona, fratello. Shut up.
Posso avere una birra e del sake? Lo puoi avere caldo. Bello. Donny, giusto? Sì. Ah, sì. Ti ho visto in palestra l'altro giorno. Sì, è vero. Come stai? Sì, sì. Come va, ragazzi? Giocavi al circolo di Long Beach? Hai un'aria familiare. Non sono di queste parti. Ah. E tu che ci fai qui? Lavori qua vicino? Mi godo la cena, amico. Ah? Davvero? Il cibo fa schifo. Sì. Noi veniamo qui per la fica. Ci vediamo in palestra, eh? Sì. Come no? Buonanotte. Numero 55, giusto? Ecco perché mi ricordo di te. Portavamo lo stesso numero, vero? Io andavo al South Torrance. Abbiamo giocato contro di voi un paio di volte. Sì, tu e quei lardosi samoani. Eh già, erano grossi, ma dei pigri figli di puttana, la carne in scatola li massacra. Li abbiamo distrutto, ragazzi. Li abbiamo letteralmente distrutto quando io giocavo lì. E succederà ancora. Ho la mia famiglia qui, bello. Non mi piace per niente come parli. Va bene, ok. Non ti incazzare. Sono stato maleducato? Sono stato maleducato? Eh? Nick, che c'è? Andiamo a ordinare. Ehi, amico, senti, hai una bellissima famiglia. Va tutto bene. Scusateci. Kanpai! Ci vediamo in palestra. Buona serata, signore. Sei uno sbirro? No. E tu? Forza, scendi. Vai. Dov'è il microfono? Che vuoi? Guarda che non porto nessun microfono. Non ho nessun microfono. In piedi. Come ti conosce? Non dirmi che è dalla cazzo di palestra. Io non li conosco. Sparagli, che aspetti? Parla, figlio di puttana. Non sono uno sbirro, ok? È venuto da me, ti conosce. Vi conosce tutti, ma io non gli ho detto niente. Non l'ho mai più visto, credevo ci lasciasse in pace. Dimmi, quanto sanno? Niente. Non gli ho detto un cazzo. Tanto non so niente. Sono l'ultima persona che sputtanerebbe tutto. Se dobbiamo chiudere, ok. Ma io non gli ho detto un cazzo.
Venerdì. Fai in modo che sappia che si fa. Non sempre. Già, è vero. Ok. Ok. Come stai, Nick? Sono Nick. Ciao, come va? Bene. Ehi, che c'è? Che c'è per cena? Puzzi di alcol, Nick. Ah, tranquilli. Ho già mangiato. Ah, dammi una penna, Stallone. Nick, ti avrei telefonato per una cena fuori la settimana prossima. Dammi quella cazzo di penna. Grazie, Rud. Io mi avvio. Dove vai? Com'è il vino? È buono? È molto buono, cazzo. Quindi immagino che devo... Firmo dove capita? Ok. Immagino sia scontato che se tu dovessi toccare una delle mie bambine o anche parlare con loro, guardarle, io faccio boom boom, capito che intendo? Ma insomma, è chiaro, no? Non c'è bisogno di scriverlo sul contratto, giusto? Nick. No, direi di no. Puoi andartene, per favore, Nick. Ora basta, Nick. Certo. Andiamo. Vieni qui, abbracciami. Avanti, risparmiamo una fortuna in terapia. Coraggio. Ecco qua, bravo. Devi sempre dare spettacolo in ogni occasione, non è vero? Sì, più o meno. Bene, Nick, è ora di andare. Dai, Nick, andiamo. Chiama la cazzo di polizia. Chiamala, mi dispiace, chiama ma la polizia. È ora che tu vada via. Chiama la polizia. Mi dispiace. Non ti azzardare a toccarmi. Scusa. Non ti azzardare a toccarmi. Basta, Nick. Ora vai, per favore. Vai con comodo. Che t'è successo? Borraccio, che ne pensi? Che cazzo voleva dire? Ti ho visto in palestra. Io, tranquillo, ok? Siediti. La prendo, Freddy. Dacci solo un minuto, Non ti ammazzano in una situazione così bollente, ok? Quando è previsto? Venerdì. Dove? No, ancora non lo so, so solo che è venerdì. Grazie a Dio è venerdì. Sarete voi a proteggermi? Fräulein. Certo che ti proteggiamo. Non devi preoccuparti. Cazzo.
Mettetevi i giubbotti. Ci siamo. Thank you.
Tony. Pico Rivera Savings, Montebello Town Center. Ricevuto, capo, a domattina. Dillo alla squadra. Ho fatto quello che mi hai detto. McKenna! Ciao tesoro! Ehi. Come stai? Bene? Che cosa fai? Sai com'è? Stavo andando a lavorare e sono passato a salutare la mia scimmietta. Ho fatto bene? Come vanno le cose a scuola? Vanno bene. Sì? E come va dalla zia? Mamma e Cassidy stanno bene? Il tuo orsacchiotto, lui sta bene? Sì, gli manco. Coraggio, Pookie, devi tornare in classe. E quando è che ti rivedo? Presto, tesoro. Ci vediamo presto. Io voglio tornare a casa. Anch'io. Ora però devi andare in classe, ok? Ma ci vediamo dopo. Prometti? Te lo prometto. Avanti. Ora vai, Pookie. Ciao, papà. Vieni, McKenna. Vieni, tesoro. Thank you.
Vestitevi. Abbigliamento tattico. Niente, Fed. Cambio di programma. Fa attenzione. Tieni sempre il dito lontano dal grilletto se non devi sparare. E quando succede, premi selezione sicura. Una volta per semi, due per automatica. Svuota il caricatore. Via il vecchio, dentro il nuovo. Assicurati che sia inserito. A questo punto richiudi e vai col secondo round. Se no, tieni questo affare puntato verso il pavimento. Hai capito? Chiaro. Va a prepararti. Dai un caricatore, borraccio. Sì. I sospettati sono arrivati sul posto. Non abbiamo ancora niente per il procuratore. Quando svuotano la banca li becchiamo. State pronti. Ricevuto. Cazzo, in pieno giorno. Portano delle sacche. Cazzo. Guarda quei figli di puttana. Mettetevi a terra! Mettetevi a terra! Tu, a terra! Mettiti a terra! Resta dove sei! Non ti muovere! Non provate a reagire! Voi due, muovetevi! Mettetevi là! Andate con gli altri! Forza! Mettetevi là! Sbrigatevi! Là, ho detto! Via, via, via! Indietro! Restate lì! Fermi! Guardate in basso! Ascoltate! Vi consiglio di fare tutti attenzione! Guardate in basso! Perché lo dirò soltanto una volta! Se collaborate, se seguite le istruzioni, nessuno vi farà del male! Siamo qui per i soldi, non per voi! Spostatevi avanti! Muoversi, muoversi, andiamo! Datevi una mossa! Voglio tutti in fila davanti al bancone! Spostatevi! Tenete gli occhi bassi e la bocca chiusa! Al mio ordine, mettete le mani in tasca! Prendete i cellulari e mettete le mani in alto! Fate tutti subito due passi avanti! Ora mettetevi in ginocchio! Avanti, i cellulari qui dentro! Qui da me! Forza, metteteli qui dentro, rapidi! Legateli! Presto, presto, presto! Non ci saranno gesti eroici oggi! Potete mettervi pure comodi! Resteremo qui per un po'! Se qualcuno ha bisogno di andare in bagno, pisciatevi addosso. Ehi. Tu. Alzati. Fermo.
Siediti. Ti consiglio di stare calmo. Ehi! Guardami. Fa un bel respiro. Bravo. So che hai già dato l'allarme silenzioso. Adesso prendi il telefono, chiami il 911 e spieghi quello che ti dico. Avanti, prendi nota. È in corso un 211. E abbiamo degli ostaggi. Entro un'ora devono consegnarci 10 milioni di dollari in banconote di piccolo taglio non segnate dentro un elicottero della polizia con il serbatoio pieno. Uccideremo un ostaggio ogni ora finché le nostre richieste non verranno ascoltate. Nessun poliziotto deve avvicinarsi alla banca e se un negoziatore prova a mettersi in contatto con noi, automaticamente uccideremo un altro ostaggio. È chiaro? Hai scritto tutto? Avanti, prendi il telefono. A tutte le unità, abbiamo un 211 in corso all'amico Rivera Savings di Montebello, al 2891 di Wilcox e Atlantic. Che testa. I sospettati sono armati e hanno preso degli ostaggi e rifiutano un negoziatore. Che fanno? Non è il loro modus operandi. Ricevuto. Chiama in centrale, di che siamo sul posto, che controlliamo i sospettati e che non ci rompano i coglioni. Qui è l'LASD, stiamo sorvegliando la banca, restate fermi. Ripeto, tutte le unità devono essere bloccate. Già li sento arrivare. Unità JJ. Che cazzo fate? Facevi sorveglianza e hai permesso questa roba. È il nostro caso. Li teniamo d'occhio da settimane. È questa la sorveglianza. Prima commettono un crimine e poi li fermiamo. Forza, vai al cavò. Apri. Vai, avanti. Lì, siediti. Ora lo metto in viva voce. Tu rispondi ma non fare nessun nome, chiaro? Pronto? Qui è il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Con chi parlo? Sono il direttore della filiale. Signore, devo parlare con la persona al comando. Eccomi. Ok, bene, allora mi presento. Sono l'agente Parada della polizia. Non me ne frega un cazzo di chi sei. Accolgono le nostre richieste? Con chi sto parlando? Rispondi alla domanda. In questo momento se ne stanno occupando. Ma devi capire che non è facile. Hai appena ucciso un ostaggio. No, porca... Alzati! No! Alzati! No, no. Avanti, muoviti! Che volete fare, vi prego? Che volete fare? No! 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 Cazzo! Ci pensavi tu, eh? Dici stronzate, O'Brien. Hai sentito le richieste, brutta testa di cazzo? Sì. E ci metti un negoziatore! Cristo! Vaffanculo! A me? Sì, vaffanculo! Sei tu lo stronzo che ha fatto la cazzata qui! Noi aspettavamo a intervenire! Mettete in moto la sua! Stupido coglione! Ah, lo stronzo di Bobby Lobbista è arrabbiato! Dai, capo, andiamo! Testa di cazzo! Andiamo. Cazzo! Abbiamo un problema, non è cosa da poco. Ah, merda! Che cazzo vuoi fare, Merriman? Sì. Dipartimento di polizia, la prego, non riagganci. Mi chiamo Danny, sarò il vostro unico contatto. Non vi chiamerà nessun altro. Parlo con la persona al comando? Sono il direttore di filiale. Parlo a nome della persona al comando. Ha un nome, direttore di filiale? Senta, hanno già ucciso uno degli ostaggi, una donna. Non parleranno di nuovo con lei. Se voi non accetterete le loro richieste, ne ammazzeranno un altro. Fate quello che dicono. I soldi e l'elicottero sono in preparazione, ma ci vorrà un minimo di tempo. Dovete darmi almeno 90 minuti. È fattibile? Ok.
Non richiami più. Qual è il prefisso qui? 562, è Long Beach. Pronto? Stai guardando? Sì. Come pensi di uscire da tutto questo? Ancora non lo so. Il mio numero l'hai avuto da lei? Tu non mi ammanetti. Certo, ok. Tanto non le ho portate comunque. Sì, lo vedo. Era chi penso io? Già. Siamo in attesa di un elicottero. Lo faremo atterrare esattamente laggiù. Ecco, ho un ingresso a doppia porta sull'uno e una porta singola sul due. Pronti? Ha fatto saltare il cavo. Ma che cazzo? Venite tutti qui. Dobbiamo attivare la disposizione del giro. Federal Reserve, ufficio Conti. Ciao, sono Aldi Alameda. Dobbiamo programmare un deposito alla Pico Rivera. Come va mercoledì alle 2? Va benissimo. Confermato per le 2 il 18. Ok, grazie. Noi siamo qui? Sì, siamo qui. Ah, scusa, questo cos'è? Questa è la fognatura. E secondo questa mappa è tutta cementata. Possiamo, è sbagliato, serve un'altra soluzione. A che punto siamo con l'elicottero? In attesa di autorizzazione. Rilassati, dove vuoi che vadano. Al diavolo l'autorizzazione. Dobbiamo muoverci. O'Brien! Ehi! Ha smesso le medicine. Digli di tornare immediatamente qui. Io dico la cazzo di bocca. Vaffanculo. È meglio che andiamo ad aiutarlo. Nick sta andando avanti, noi lo seguiamo. Eccoci. Serio? State tutti bene? Dello sceriffo! Nick! Libero! Libero! Ma che cazzo? Nick, la tua posizione? Okay.
Ciao, sono di nuovo Aldi, Alameda. Devo programmare anche un deposito alla Pico Rivera Savings. Che disponibilità avete per oggi? Ghetto Bird, qui Silverback, è confermato? Sì, l'appuntamento è alle 2.45, fra due minuti. Pico Rivera. Horsepower, ci sei? Pronto a partire. Mi hanno cambiato tragitto? Sì. Ci hanno spostato questa settimana. Ok. Datemi i vostri documenti, prego. Sì, certo. Ecco qua. Va bene. Potete andare. La ringrazio. Potete aprire. Buona giornata. Pico Rivera Savings, 2-2. Sì, siamo noi. Procedete. Pronto? 1-2-3. Metti una firma. Subito. Sei nuovo qui, Mark? Sì, signore. Siete un po' in ritardo. Ah, sì, è che ho trovato traffico, quindi... Non so dove vi avessero assegnato prima, ma siamo molto severi da queste parti, quindi se fate tardi, fate chiamare dalla base. Nessun problema, è colpa mia. Ho detto, fate chiamare. Com'è? Ehi, Luigi, Alameda è pronta, falli passare. Ricevuto. Sono nuovi. Io esco un minuto. Ragazzi. Tutto bene, grazie. Bene. Come va? Bene, tu? Bene, grazie. Una firma qui, per favore. Tutti da 100? La prima è tutta da 100, la seconda è mista. Siamo un po' intasati. Fate quello che potete. Aspettate un secondo, prendete una coca. Ci fate un favore. D'accordo. Serve un accesso alla registrazione fuori sede. Potete farcela avere? Sì, certo. Tu devi andare da uno bravo. Disperatamente. Errore mio l'ultima volta. La scena è tua.
Silverback, qui Horsepower, pronto. Greenpeace, qui è Silverback, Horsepower è pronto. Ricevuto, Silverback. Tolgo la luce. Ecco, ci risiamo. Siamo di nuovo in semi-blackout. Dobbiamo chiudere, evacuiamo la sala conteggio. Conteggio fuori. Siamo in semi-blackout, 10 minuti di pausa. Arrivo. Luigi, andiamo. Sì. Sale conteggio evacuate. Ricevuto. Sono in semi-blackout, stanno uscendo. Blindiamo tutto, dai. Ok. Pronto ad andare. Sto accendendo l'EMP. Qui tutto libero. Ok. Procedi. Vai. Oh, cazzo. Perché fa così? Che ha? Le telecamere funzionano lì? Negativo. (Ride) 555-143. Ci sta mettendo troppo. Servizio a domicilio. Sono Sharon della Fed. Abbiamo ordinato quasi un'ora e mezza fa. Io ho un tempo limitato per la pausa pranzo. Arriva, è lì fra qualche minuto. Hanno chiamato il cinese. Sbrigati. Il rilevatore è fuori uso. Siamo ancora in semi-blackout. Escludiamolo. Dai corrente. Sì. Fatto. Meglio avere anche il conteggio. Cazzo, arriva la sicurezza. Sta giù, sta giù. Controllate il conteggio dei 100, è sparito il rilevatore. Luigi. Bloccalo, svelto. Sì, Luigi. Sì. Accidenti. Luigi, stai occupando la linea. Russell. Ehi, scemo. Rilascia il pulsante per parlare. Ah. Che cavolo sta succedendo? È Luigi, sta intasando la linea, quel figlio di puttana. E alla mensa, va a chiamarlo. Ricevuto, vado da lui. Sei libero. Vai. Luigi, molla il pulsante. Hai il microfono aperto, stai occupando la linea. No, non è il mio. Controlliamo il conteggio dei 100. Chiama Junior, andiamo. Hai circa un minuto e mezzo, 2 minuti, avanti. Cazzo. Sono lì, vattene.
Luigi, vedi qualcosa? Tutto a posto, lì dietro non c'è altro che polvere. Che devo cercare? Non preoccuparti, ora facciamo il conteggio. Vedo se siamo a posto, ok? Ricevuto, va bene. Dove sei? Qui Horsepower, nel condotto. Greenpeace, hai finito. Stacca. È tornata la corrente. A tutte le squadre, tornate nella sala conteggio. Avvisate la centrale dell'LAPD, ditegli che facciamo sorveglianza fra l'ottava e Grand. Richiedo un codice 5, non voglio spaventare i sospettati. Ricevuto, attivo codice 5. Sbaglio, questa era piena prima. Controlliamo il conteggio. Russell? Il conteggio è giusto. Ok, ricevuto. Fate uscire Alameda. Fa uscire Alameda. Il conteggio era giusto. I vostri carrelli erano tutti e due pieni a metà. Prego? Quei carrelli erano pieni a metà. Ce li hanno dati. La prossima volta metteteli in un sacco per banconote. Rende tutto più facile. Cercate di lavorare con la testa. Ok, grazie del consiglio. Vorremmo darti la mancia, ma ci hai messo troppo tempo, tesoro. Non credi? Mi dispiace, oggi sono l'unico in servizio. Ferma di deposito, posso rivederla? Grazie. Prego. È quello del cinese. Fallo passare. Non aprire. 245.
Sì, può uscire. Vieni qui un secondo. Scusa, ma non ho la tua firma. Dov'è il tuo nome? Ma dai, ho firmato col nome di un altro dell'altro turno, forse. Non so cosa dirti. Ma dai, che schizzinosa! Mi faccio ridare i soldi. Ok. Mi faccio ridare i soldi. Ok. Può bastare. Ok, potete andare. Grazie infinite, agente. Andate piano. Buona giornata. Grazie. Dai, vattene. Grazie. La security all'ingresso, per favore. Reception. Sì, ha visto un fattorino? Camicia rossa, capelli scuri, alto 1,80. Scusi, cosa? Lo fermi subito. Voi guardate il lato 1-2, noi copriamo l'angolo 3-4. Ricevuto. Ci hanno trattenuto alla sicurezza. Dove sei? A sud di Grand, appena dopo Vernon. A destra su Gage. A destra su Gage. Ricevuto. Avanti, muoversi, muoversi, coraggio. Tranquillo. Avanti, scendi. Tranquillo. Via, via, via. Tranquillo. Eccolo, camicia rossa, a due isolati. Abbiamo visto il sospettato. Sta camminando verso est sulla nona, vicino a Hill, parte sud della strada. Accosta davanti a lui, davanti. Quel figlio di puttana. Gli sfondo il culo contro la rete. Cammina! Entra nella cazzo! Veloci! Andiamo, andiamo! Facciamo più velocemente possibile! Brutto stronzo! Da dove? Dove cazzo è quello stronzo? Cazzo! Dimmi il piano! Dimmi il piano! Dove cazzo è? Autodemolitore Pacific Horizon a Southgate. È il punto di ritrovo. Silverback, vai. Horsepower è bruciato. Ripeti, non ti sento. Horsepower è bruciato. È andato. Io sono ancora pulito. Dove devo andare? Avete presi tutti? Sì, sono tutti dentro. Sì, ci siamo. Andiamo via. Bene. Autodemolitore Pacific Horizon. A Southgate, alla Mida Corridor. 10-4, veniamo lì. Che fine hanno fatto gli altri? Sono bruciati.
Vedo i sospettati! Suburban nero, quattro porte! Sono diretti a sud, sull'Alameda! Si avvicinano a Slauson Avenue! Raggiungimi su Santa Fe! C'è traffico più avanti, che succede? Il corridore è intasato. Abbiamo svoltato sull'Alameda Corridor diretti a sud. Stiamo avvicinando ai sospettati. Cazzo! La corsia di destra è chiusa più avanti. Ripeto, corsia di destra chiusa più avanti. Che c'è lì? 20-30 macchine più indietro, che cos'è? Sono... Siamo bloccati, porca puttana. Torniamo indietro. Cazzo! Sì. Sono loro. Dammi il giubbotto. Sì. Sì. Ecco qua. Ah, sono in trappola. Muoviamoci prima che il traffico si liberi. Ammanettalo. I sospettati indossano giubbotti antiproiettile. Niente colpi al corpo, solo colpi agli arti e alla testa. Ricevuto. Gira qui. C'è? Stanno scendendo dall'auto. Sì, vai sulla destra. Gas, borraccio al centro con me. Marf, stai a sinistra, non avvicinarti. Passami il so. Cazzo. Andiamo. State giù, state giù. Lo tagliate fuori, ok? Tony, sì! Pronto? Andiamo!
Cambio caricatore! Di nuovo! Cambio caricatore! Mattoni! Dietro l'edificio di mattoni! Sei nelle mani di Dio ora. Mi senti? Thank you.
Te l'avevo detto. Sì, è vero. Hai visto? Apri quelli. Oh, merda. Ma che volevano fare le palle di vetro? Con la neve? 10.000 palle di vetro? Hai chiesto dei ragazzi? Li hanno portati all'ospedale. Chiami tu la moglie di Borraccio? Sì. D'accordo. Io vado ad Arbor. Hai perso uno dei tuoi, mi dispiace. Grazie. Stai bene? Sì, sto bene. Sì. Nick, devi smettere di fumare. Tieni. È biologica. Sai che è stato tutto documentato alla Fed, vero? A quanto pare.
Ehi, c'è Donna in giro. Se n'è andato. Quindi non l'hai visto per niente? Ti ho detto che se n'è andato. 2 giorni fa. Birra? Molto volentieri, sì. Vedi di dargli una buona birra, ok? Grazie. Prego. Hai visto la nuova ragazza? Gran bel coletto. Ah, la nuova ragazza, quella che lavora giù all'ingresso. Sì, sì. Come andiamo, signori? Signori? Ehi. Che piacere vedervi. Ciao. Tua moglie lo sa dove sei? Ciao, lo sa, bello, lo sa. Bene. Come vanno le cose giù da te? Al solito, non mi posso lamentare. Il vecchio capo era tutta un'altra storia, questo è sempre incazzato. Certe volte un capo incazzato è meglio di un capo sorridente che poi ti frega. Parole sante, a me ne è capitato proprio uno così. E tu come l'hai avuto quel lavoro? Sei davvero contento? Ho il totale controllo del mio ambiente e la gente non lo sa. Ciao Connor! Ehi, come va ragazzi? Come state? Tutti bene? Una birra? Tutto a posto? Sì, perché no? Ehi capo, un giro per i miei amici. E per te? Che meraviglia! Non lo so. Sorprendimi. Ecco qua. Salute. Salute. Perché sei venuto da me? Sei una bestia tu. E sei l'unico che può farcela. Senti. Comando io, sia chiaro. Mia la squadra, mio il colpo, non tu. Intesi? Sì, ho capito. È così che deve essere. Ecco qua. È il mio bambino. È quello che ho. Come hai fatto ad avere tutta questa roba? Hai saputo tutto in quel bar? L'ho raccolta nel tempo. Bravo. Grande lavoro, Superman. Salute. Adoro quando mi chiamate principessa. Tu lavori qui di fronte? Sì. Alla borsa a diamanti? Esatto. Ti offro la birra. Made up.